Ciao a tutti e a tutte e benvenute nel mio angolo creativo. Oggi faremo qualcosa di utile, secondo me, ma completamente diverso da tutto quello che avete visto finora. Faremo un porta Scotex, in questo caso un contenitore porta Scotex, perché molto spesso abbiamo visto in giro dei porta Scotex con bambolina o con fucufucas o con fiori, accessori, piante varie, ma io ho una cucina effettivamente molto piccola e credo di non essere l'unica. Perciò, proprio per questa situazione, io vi propongo qualcosa di diverso. Un contenitore porta Scotex, come vi dicevo pochi minuti fa, per appunto avere l'opportunità sia di lasciarlo fuori da un mobile che depositarlo all'interno di un mobile, ma una volta terminato farà anche bella figura esposto in un angolo in cucina, perché ho intenzione di realizzare una scatola artistica, il che non significa che darò una forma particolare alla scatola, ma vi farò vedere passaggio per passaggio quello che intendo. Per realizzare questo ci servirà un porta Scotex classico, anonimo, che non ha nulla, però effettivamente è comodo. Un cartone, uno scatolone, perché voi sapete, e vi ho sempre detto, tenete da parte gli scatoloni, perché con me li userete. Ci servirà della crepla, se volete farlo come il mio, colorata, altrimenti potete farlo anche in tinta unita, non cambia nulla, magari scegliendolo in base ai mobili della vostra cucina. Io ho scelto 5 colori diversi, ma poi vi faccio vedere perché. Sempre dallo scatolone, ho realizzato una specie di mini coperchio, o meglio, sarà il termine, di anello che andremo ad inserire all'interno del nostro Scotex per permettere di girare. Sarà praticamente una specie di brugola che ci permetterà di far girare il nostro Scotex sia in orizzontale che in verticale e ci permetterà di renderlo effettivamente utile e comodo, togliendo la quantità di fogli che ci servono. Come avete capito, vedendo la parte terminale del mio porta Scotex, mi servirà della carta d'alluminio, quella che abitualmente usiamo in cucina. Per quale ragione? La utilizzo per dare un po' più di igiene al mio Scotex, perché giustamente lo usiamo per pulirci le mani, viso, bocca, insomma, quello che bisogna pulire al momento, dipende che modo mangiate voi. E comunque ci permetterà di mantenere una certa igiene all'interno del nostro contenitore. E ovviamente ci servirà la colla calda. Ci manca solo una cosa. Allora, io ho deciso di decorare in penombra, ovvero ho realizzato un disegno con la crepla nera da far aderire alla parte esterna. Voi potete utilizzare della crepla nera, ma anche ovviamente i soggetti che più vi piacciono. Io ho realizzato un albero con due innamorati sotto che guardano il panorama, ma voi, forse un po' il cuore romantico, ma voi potete ovviamente realizzare la decorazione che preferite. Io vi farò vedere più che altro la base di come realizzarlo. Allora, una cosa importante: per questo non esiste un vero e proprio cartamodello. Per una semplice ragione, le misure le dovrete prendere voi in base al porta Scotex in legno, in alluminio o in ferro che avete. Le misure dipendono molto da quanto è grande il contenitore stesso. Io ho pensato di realizzare questo. Come vedete, ho realizzato una croce basandomi ovviamente sulle misure. Ho realizzato un quadrato che potesse contenere all'interno il cerchio del mio porta Scotex. E in base a quella misura ho realizzato anche in altezza, superando ovviamente la parte finale, le misure del mio contenitore, perché, come vi ripeto, sarà una scatola porta Scotex. Effettivamente è un'idea originale,
però vi garantisco molto utile e soprattutto igienica per ciò che usiamo tutti i giorni. Dopodiché, non guardate i disegni, altrimenti vi ubriacate. Ho pensato di realizzare più o meno questo, ovviamente molto più bellino, ma sapete che io parto dagli schizzi. E ora vi faccio vedere in effettiva quello che deve risultare dal taglio generico in base alle misure prese. Come vi dicevo, non ho scritto misure, perché le misure dipendono dal vostro porta Scotex abituale, se è in legno, se è in plastica. Beh, insomma, dipende proprio da quello che utilizzate voi abitualmente. Ho realizzato ovviamente i vari lati, che sono quattro per formare la scatola. Potrei farlo anche rotondo, eh? Dipende da quello che preferite voi. Io ho preferito il quadrato, ma se lo desiderate vi servirà semplicemente realizzare la base cilindrica sotto, aggiungere nei lati un pezzo di cartoncino, o meglio, un pezzo di cartone più alto del porta Scotex, ma anche più largo, in modo che possiate inserire o togliere il vostro rotolo. Come vedete, ho realizzato appunto i quattro lati basati sulla misura centrale e sull'altezza del porta Scotex. Qui ovviamente c'è la chiusura della scatola, perciò ho fatto la stessa identica misura centrale in uno dei lati, in base alle vostre preferenze. Ho realizzato appunto la misura uguale sia nella base che nella chiusura, in modo che effettivamente risultasse una scatola regolare. Niente, oggi le consonanti non mi escono. E ovviamente nel centro ho realizzato un foro che mi permetterà più o meno della larghezza di 1 cm, che mi permetterà di estrarre la quantità di carta che mi necessita. Come in ogni scatola ci sono anche dei punti di chiusura, ovviamente, a parte questa che è la principale che dovrà piegarsi, dovrà bloccarsi nei lati in questo modo. Perciò nei due lati ho fatto 1 cm, 1,5 cm in più per realizzare la chiusura, come vedete anche voi, mentre nel lato centrale non ho aggiunto niente perché sta direttamente collegato alla chiusura. Non so se è stato comprensibile, però secondo me, come molto spesso succede, è meglio che vi faccia vedere. Perciò vi spiego tutto a man mano che realizzo il video. Ed eccomi qua. Come vi ho fatto vedere nel disegno principale, io ho realizzato la chiusura e come vedete è esattamente la stessa cosa. La parte alta, il lato con 1,5 cm in più di chiusura, l'altro lato, sempre con la chiusura finale e il foro centrale per poter far passare lo Scotex. Infine, dall'altra parte abbiamo realizzato la scatola con l'aggiunta, ovviamente, la chiusura che va a corrispondere perfettamente col quadrato centrale. Quadrato, rettangolo. Come ho fatto a prendere le misure? Ho fatto così. Io adesso tolgo lo Scotex perché mi impiccia un po'. Ho inserito al centro, come vedete, il mio portarotolo. Ma ho fatto un'ampiezza leggermente più larga in modo da permettermi di inserire rotoli o rotoloni in base alle mie preferenze d'uso. Perciò, da questo io ho realizzato la parte di chiusura, vedete, è più alta, non di tantissimo, sono più o meno 2 cm in più, che mi permetteranno però di inserire e di far rotolare bene all'interno il mio portarotolo, permettendomi così di farlo uscire e farlo entrare. Come vedete, perché è evidente, io ho utilizzato la carta di alluminio per realizzare uno strato di igiene all'interno della mia scatola, come ho fatto utilizzando del nastro biadesivo che ho messo nei vari lati, che successivamente andrò a togliere ovviamente la parte non adesiva, per attaccare un altro pezzo di alluminio e rendere così
la scatola completamente igienizzata, che mi permetterà di tenere sempre protetto il mio Scottex. Una volta realizzata appunto la scatola, e vi faccio rivedere il cartamodello perché è grande in effettiva, cartamodello esattamente non è, ma una figura che mi permette di dare la giusta proporzione a ciò che sto realizzando. Ho, come vi dicevo, inserito il mio nastro di adesivo, che ora andrò a togliere per farvi vedere come si fa. È semplicissimo. Allora, toglierò innanzitutto le parti non adesive. Questo l'ho fatto ovviamente in tutti i lati per permettermi di realizzare la scatola completamente igienica. Non è sterile, ma secondo me è meglio che lasciare all'aria un materiale che utilizziamo spesso per farsi avvicinare alla bocca, magari anche per pulire il gas, non dico di no, ma anche per tantissime altre cose per questo. Però, comunque, l'uso principale è pulirsi le mani e la bocca. Ecco qui, ahia, mi sono incollata un dito. Vado a far aderire bene la striscia in tutte le sue parti, anche perché sennò non riesco a togliere la carta non adesiva, perciò non ho neanche unghie, amica mia. Ecco qua, ce l'ho fatta, perfetta. Ora andrò semplicemente ad aprire il mio foglio e lo farò aderire alla mia scatola in questo modo. Taglierò l'esubero. In questo modo, e la parte finale andrò a tagliarla direttamente con la forbice. Prima farò aderire bene e poi taglierò via quello che è in più. Toglierò questo e ovviamente toglierò questa parte in alto perché nella chiusura, se io lasciassi l'alluminio, mi creerebbe degli impicci nel piegare il mio foglio. E realizzerò sempre con un pezzo di cartone anche la parte di chiusura del nostro Scottex, ovvero quello che io metterò nel centro. Come vedete, ho realizzato appunto un cerchio nel quale ho segnato la posizione della chiusura, o meglio, dove inserirlo, e ho fatto la stessa cosa del resto della scatola, o meglio, ho messo dei nastri biadesivo. E farò lo stesso, toglierò le parti che non mi interessano. Ovviamente, prima di farlo, fate aderire bene, altrimenti non funzionerà. Ok. E successivamente andrò a mettere un altro pezzo di alluminio per igienizzare, fra virgolette, anche questa parte. Vedete, tolgo tutte le sue parti non adesive perché devo far aderire in tutto il cerchio in modo che si mantenga nella sua posizione. Sapete che ci tengo ai lavori fatti bene, anche se io li faccio molto spesso di fretta e qualche stupidaggine la faccio anche perché gli intoppi non mi mancano mai, ma non ha importanza, l'importante è riuscirci, mi raccomando, non arrendetevi alle prime difficoltà, ma proseguite e fate la stessa cosa, prendete lo scotch e l'alluminio e ce lo applicate sopra. A questo punto sarà più facile. Andremo a far aderire, ci basterà con l'unghia spingere nel centro e avremo creato il buco che ci permetterà di inserire il tutto e bloccare ovviamente il nostro rotolo. Per completare questo useremo semplicemente la colla a caldo
andremo a metterla nei lati e bloccheremo pezzo per pezzo prima di tagliare via. Perciò un po' di colla. Ok, ci siamo. Faremo il giro e non vuole scendere. Vi capita, a me spesso e volentieri. Vabbè, comunque, metteremo la colla tutto intorno. Eccola qua che sta scendendo. In questo modo, e andremo a bloccare nei lati il nostro alluminio, facendolo aderire bene, in modo da creare un disco completamente rivestito, che sarà la parte di chiusura, come vi dicevo prima, oppure di blocco, che dir si voglia, del nostro rotolo, e sarà quello che ci permetterà di far scorrere lo scotex anche in orizzontale oltre che in verticale. Vado a fare questo lavoro, finisco. Come vedete è semplice, sembra complicato perché lo si vede già fatto, ma in verità non è così. Ci vuole solo un po' di pazienza e poi andremo a togliere l'esubero semplicemente in questo modo, premendo tutto intorno per dar modo al nostro alluminio di aderire in tutte le sue parti al nostro cerchio di blocco. E allo stesso modo andremo a realizzare tutte le parti dell'interno della nostra scatola, che vi ripeto ha questa forma. Ecco qui, vado ad inserire e io ho realizzato il blocco. A questo punto mi manca una cosa sola da fare e mi basterà far così. Avete visto? Ho inserito il dito e ho forato il punto di passaggio dello scotex. E ora posso farvi vedere quello che intendo. Aspettate un istante. Ecco qui, vi faccio vedere quale sarà l'utilità della nostra scatola contenitore per lo scotex. Io andrò a chiudere la mia scatola. Ovviamente poi sarà più facile perché è già chiusa. Inserirò il mio scotex. Come vedete questa parte non è ancora decorata, però avrò l'opportunità, metterò nella parte alta la mia chiusura per mantenere in posizione lo scotex e potrò tirarlo tranquillamente fino a quando lo desidero. Ora lo tolgo perché sennò mi impiccio e vado a chiudere la scatola. E vi ripeto, siccome è difficile farvela vedere nel complesso, continuo a farvi vedere il disegno che è esattamente uguale alla scatola che ho realizzato. Ora non ci resterà altro che andare a chiudere ciò che abbiamo iniziato a creare, ovvero utilizzeremo la colla a caldo e inizieremo a chiudere. Anzi, no, scusatemi, ho fatto un piccolo errore. Prima dovremo completare la decorazione esterna. Come vi dicevo, io ho fatto 5 colori diversi perché volevo un effetto arcobaleno. E allora, non dovrò fare altro che ovviamente mantenere lo stesso ordine che è quello che già ho segnato, anzi non lo è. Allora, eccolo qua. Questo è l'ordine corretto, perfetto. Allora, tolgo la colla che si è attaccata per i conti suoi. Via. E comincio facendo aderire dapprima il giallo. Metto la striscia. Anche perché vedere questo è un po' horribilis, veramente. Allora, vado ad applicare la striscia al di sopra, in questo modo. Vado a completare, entrando un attimino, aspettate che sono troppo alti, vado a mettere il giallo. Ovviamente io sto usando dei colori diversi, ma come vi dicevo poco fa, potete anche realizzarlo utilizzando un solo colore di crepla. Cioè, la cosa è soggettiva. Potete realizzare una scatola in un solo colore, che ne so, magari verde, e se avete la passione per i fiori, semplicemente applicare al di sopra fiori e farfalline. Andrà bene comunque,
perché voi sapete che io vi do l'idea di come creare gli oggetti, ma la decorazione e l'opera effettivamente la create voi. Come vedete, sto mettendo la colla per far aderire il secondo colore, che dovrà aderire perfettamente, vedete, al colore sottostante. Piano piano vado ad inserire e ad incollarlo fino alla parte finale. Non dovranno essere parti molli, assolutamente. Ok, fatto questo, passo alla rosa e faccio la stessa identica cosa. Non è complicato. Il foro lo faremo successivamente. È l'ultima cosa che va fatta quando si realizza questo. Perciò inseriamo anche l'altro colore che faremo nuovamente aderire perfettamente allo spazio sottostante. Metteremo un altro strato con un altro colore, perché ormai abbiamo capito che io voglio l'arcobaleno. Io ho realizzato l'altezza più o meno di 32 centimetri, di conseguenza ho fatto delle strisce alte 6 centimetri e 4. Ripeto, questo sempre se volete realizzarlo come me, potete prendere lo spunto della scatola e realizzarla a modo vostro. Io vi do un sacco di idee, sta a voi poi sfruttarle nel modo più conveniente ai vostri gusti, è ovvio. Se poi lo desiderate potete anche copiarlo da me, se magari non avete idee vostre, ma non credo che sia un problema questo. Vedete? Vado a far aderire anche l'ultima parte ed ecco qua. Come vedete, ho realizzato un altro arcobaleno come gli altri. Esattamente allo stesso modo. Ora vado a vedere, e lo sapevo, che c'erano dei punti in più. Vado a tagliare gli esuberi con pazienza, in questo modo, niente di complicato. Tolgo quel che non mi serve, piano piano, via. E mi rimane l'ultimo pezzo ed ecco qua. Ora sono tutti uguali, mi rimane da realizzare l'interno e qui avremo bisogno di un taglierino. Non utilizzate la forbice perché potrebbe rovinarvi il tutto. Vedete, vado all'interno a segnare il buco e uso un taglierino. Ecco qua, cercherò di stare nel mezzo del punto in cui dovrò tagliare, perciò farò questo. Piano piano mi inserirò e andrò avanti come se tagliassi una fetta di torta o di pane, in questo modo, per realizzare ovviamente il mio buco per la fuoriuscita dello Scottex. Altrimenti dovremo tirare dentro e fuori la scatola e non è propriamente ciò che intendevo. Vado a tagliare fino a quando tocco il cartoncino e dopodiché, utilizzando la colla a caldo, andrò a spingere all'interno il mio pezzo in esubero. O meglio, farò questo. In questo modo, vedete, vado all'interno, metto la colla e poi spingo verso il centro i miei pezzi, cercando di farli aderire il più possibile. Vedete? Se vedete che non aderite, fate un pezzettino alla volta. Allora, non vuole aderire e va bene, tanto cominciamo noi. Vado nuovamente a mettere la colla, ed ecco qua, e a spingere all'interno i miei pezzi di crepla tagliati per creare così una guida per l'entrata e l'uscita del mio Scottex. Premete forte che aderisca bene e fate lo stesso da un lato e anche dall'altro. Vi faccio vedere il primo e poi ve lo giro in modo che vi rendiate conto. Vado a far incollare anche il rosso
ed infine il giallo. Faccio vedere che il foro d'uscita già c'è, perciò andremo a fare la stessa cosa con l'altro lato. Mettete colore per colore, aggiungete la colla e poi spingete con il dito verso l'interno. Fatto questo, noi avremo realizzato la nostra apertura, nella quale faremo passare successivamente lo scotch. Ora dovremo andare a chiudere la nostra scatola. Come fare? Iniziamo in modo facile. Andremo a posizionarla e una volta premuto bene bene andremo a far aderire tutte le sue parti utilizzando la colla. Ovvero prenderemo la colla, appoggeremo e attaccheremo un pezzo alla volta mettendo la colla in tutti i suoi punti. E premeremo forte per far aderire la colla. Daremo il tempo di asciugatura, ovviamente come al solito, proseguendo piano piano verso l'alto. Perciò ancora una volta prenderemo la nostra scatola, premeremo una parte verso l'altra in modo che aderiscano e bloccheremo ancora una volta facendo pressione in modo che ovviamente non ci siano fori. Daremo il tempo di asciugatura e poi passeremo ad un altro lato. Assicuratevi, come sempre, senza avere fretta, che le cose riescano bene. Fatto il primo lato, faremo la stessa cosa con il secondo. Bloccheremo, metteremo la colla e avanzeremo con il lavoro. Perciò premeremo la scatola un pezzo verso l'altro in modo che abbiano comunque un rinforzo e non ci ritroviamo che dopo due tirate di scotex ci resti lo scotex in mano. Ma facciamo aderire bene in tutte le sue parti, premendo e dando il tempo di raffreddamento della colla. Premete bene. E date il tempo che si raffreddi la colla. Ora siamo arrivati all'ultima parte che, come si può vedere, è la più complicata, ma non è un grossissimo problema. Noi metteremo comunque la colla, viaggeremo esattamente come abbiamo fatto per i colori. Perciò, primo colore, metteremo la colla da un lato e dall'altro, in questo modo. Dopodiché andremo ad appoggiare e a chiudere la nostra scatola in modo che anche in questo caso aderisca nel punto giusto. Io la metterò così per andare in mezzo. Inserirò i punti nei vari angoli in modo che si incolli effettivamente bene e ovviamente premerò. Fatto questo, proseguirò con il secondo colore, facendo la stessa identica cosa. Colla, colla, posiziono, faccio aderire un lato e poi l'altro. Vado avanti un altro colore, a questo punto diventa più facile perché è praticamente già posizionato e ci verrà più facile premere la scatola nella posizione corretta. Perciò uno e due. E se non mi sporco le dita, mi diverto solo a metà. Ecco qui, via gli esuberi, come al solito. E vado ora a fare gli ultimi due colori, fino a chiudere la mia scatola.
Perciò farò viola, tirerò leggermente fuori il mio strato inferiore e posizionerò la scatola in modo che aderisca ancora una volta. Come vedete, tolgo gli esuberi a man mano che proseguo, colore per colore, e andrò a realizzare la mia scatola. Ora mi manca l'ultimo e andrò a fare anche in questo caso. Come vedete, le basi non le ho ancora colorate perché volevo fare gli sfondi neri, in modo che innanzitutto si sporchino di meno e darà così una durata superiore alla nostra scatola. E poi perché la decorazione che andrò a fare infine sarà proprio nera. Fatto questo, andrò a fare l'ultimo. Tolgo gli esuberi che non mi mancano mai. Faccio l'ultima parte, l'azzurro. In questo modo metto sempre la colla nel basso e poi vado a premere, una volta posizionato bene, il mio inizio. Ed eccolo qua. Ora la scatola, come vedete, è completa. Mi basterà posizionarla e chiuderla nella parte finale. Ovviamente ora non è rigida, non è piegata bene, perciò farà difficoltà. Ma vi faccio vedere. Questa ho posizionato. Ci siamo, ecco qua. Questa è la scatola chiusa, che poi posizioneremo meglio. La vedete? E così non dice nulla. Ho capito, non c'è problema. La si deve vedere dopo, quando è terminata. Andrò ad inserire all'interno il mio scotch, ve lo faccio vedere. Ok, un attimo. Inserisco il mio rotolo, faccio uscire la carta. Ovviamente, come al solito, non sto facendo con calma. Vado a mettere il mio blocco e potrò, adesso è tutta da sistemare ancora, ma potrò estrarre il mio scotex in questo modo, sia da verticale che da orizzontale, mantenendo però costantemente il mio scotex all'interno di una carta, di una scatola, che me lo terrà in modo igienico. Perciò già siamo a buon punto. Ora abbiamo realizzato la nostra scatola, ma come spesso accade, quando si incollano degli angoli ci sono dei punti in cui il cartoncino fuoriesce. Noi non abbiamo problemi. Possiamo utilizzare un nastro. Possiamo utilizzare anche dell'alluminio, possiamo utilizzare, insomma, dei disegni, possiamo utilizzare quello che preferiamo per decorare. Magari possiamo fare anche dei disegni, cioè utilizzando la crepla, fare dei disegni e applicarli nei lati, magari tipo pizzo, tipo merletto, macramè. Possiamo usare anche dell'uncinetto e realizzare dei disegni per nascondere il tutto. Beh, insomma, i modi sono tanti, ma per questione di tempo io realizzerò il più semplice, ovvero farò questo. Metterò uno strato di colla nel centro e realizzerò delle striscioline grandi quanto quelle che abbiamo applicato poco fa, e andrò in questo modo a nascondere le giunture della mia scatola. Farò così con 1, 2, 3 passaggi, andrò a chiuderla
mie giunture. Comunque sia, andremo successivamente a decorare il tutto, perciò vedrete il risultato una volta finito. Ma ripeto, io uso le strisce per questione di tempo e per fare prima, ma voi potete usare svariati sistemi, perché comunque so, siete bravissime e non avrete sicuramente difficoltà a trovare la soluzione. Vedete, io faccio così, incollo prima nel centro, in questo modo. Una volta incollato nel centro, appoggio appunto il punto da nascondere, metto la colla da un lato, sempre facendo attenzione a non esagerare con la quantità, altrimenti sbaverò il tutto e saremo punto a capo. Ma noi lo faremo con calma, in questo modo, faremo aderire e nasconderemo tutti i bordi che non abbiamo nascosto in precedenza. In questo modo, semplicissimo. Vedete? Faremo così. Non riesco proprio. Ok, e continuerò in tutti i colori. Ripeto, potete utilizzare anche una striscia unica dello stesso colore. Potete farla in nero in contrasto completo. Potete utilizzare mille sistemi. Io per questione di tempo faccio così. Faccio prima, poi andremo al termine, ovvero alla decorazione. Ed eccoci qua, abbiamo coperto tutti i buchi. Vi ripeto, io ho usato il sistema più veloce al momento, ma voi potete realizzarlo in altri modi, come più preferite voi, in pratica. Non sarà una cosa complicata sicuramente, perché sarete voi, come al solito, a sfruttare l'idea per trasformarla in una vostra, perché ripeto, io non vi sto dicendo di copiare le mie idee, ma vi sto dicendo di sfruttarle e trasformarle in vostre. Senza ombra di dubbio so che farete un lavoro fantastico, perciò non mi preoccupo. Adesso siamo arrivati al momento della decorazione. Le due basi le farò successivamente. Andrò a decidere cosa voglio metterci, se voglio magari anche ricoprirlo completamente di fiori. Se è una cosa che desiderate, potete fare tanti fiori in crepla e ricoprirlo completamente. Sarà sicuramente un sistema nuovo, un qualcosa di nuovo che finora nessuno ha mai visto. Oppure potete ricoprirlo di decorazioni, fare degli stencil. Beh, insomma, le idee sono svariate. Addirittura potete trasformarlo in un castello, se magari avete dei bambini piccoli, per fare le cose un po' più simpatiche. Io ora procederò con la decorazione e io come decorazione ho scelto un soggetto malinconico, o meglio, ho realizzato un albero che andrò ad applicare nel modo più consono, nel modo che preferisco, e io lo farò al contrario, perché nel momento in cui desidererò vedere rovescio il mio porta Scottex, so che vedrò la mia piccola opera d'arte. Insieme all'albero ho ovviamente realizzato delle parti piccole da applicare nella base per dargli un effetto terra. Aspettate che tiro fuori tutto. Ho realizzato poi un'ombra. Beh, insomma, io ho fatto il mio soggetto, ma come vi ripeto, la decorazione è una cosa soggettiva, ognuno la fa a modo suo. Io andrò a questo punto ad applicare le mie prime decorazioni nella base. Metterò la colla. Se riesco. Ah, si è incastrata. Oh, ok. Metterò la colla alla base, in questo modo, e comincerò ad applicare il mio paesaggio. Metterò nella base, in questo modo, ovviamente dritto, in modo che sia veramente una piccola opera d'arte da vedersi. Mi sono persa anch'io, scusatemi. Ok, l'altra parte è qui. Ok, ci siamo. Sì, mi sono persa un po'. Andrò ad applicare un po' di colla nella base per inserire un paesaggio nell'altro, in questo modo.
Dopodiché, successivamente, incollerò l'altro. Vedete, sto applicando piano piano per decorarlo nel modo che ho deciso io, ripeto. Voi potete ovviamente realizzare qualsiasi altra cosa. Diciamo, io voglio fare un dritto e un rovescio. O meglio, il dritto sarà quello che vedrò quando toglierò il mio scotex dalla scatola. Il rovescio sarà invece la mia piccola opera d'arte, o meglio un piccolo quadro che rappresenterà un paesaggio malinconico. Ok, applico le mie basi in questo modo, ma ripeto, voi potete realizzare qualsiasi cosa preferiate, qualsiasi cosa sia di vostro gusto, e anche in questo caso farò questo. Io posso applicare più strati, voglio, perché decorerò in più modi, vedete? Ora andrò ad applicare il mio albero in questo modo. Lo metterò nel centro, vedete? Applicherò perciò alla base l'albero in questo modo. Partirò dal basso, mettendo la colla direttamente sul disegno, per decidere in quale modo applicarlo. Lo farò combaciare perfettamente con la base, vedete? Farò la stessa cosa nell'altro lato. Lo farò aderire ancora una volta. E poi piano piano proseguirò mettendo la colla direttamente sulla mia decorazione, in questo modo la farò aderire perfettamente al mio angolo in questo sistema. Vedete, vado ad attaccare, non abbiate fretta quando fate queste cose, mi raccomando, e andrò ad assedere i miei due innamorati in una base. Metterò un po' di colla perché l'ho finita. Ok, ora entrava. Prenderò i miei due innamorati, dei quali ho realizzato l'ombra, vedete? Ecco qui. Girerò i miei due innamorati, sceglierò la posizione che più mi piace, li fisserò seduti in un angolo, vedete? Dopodiché andrò ad iniziare a fare anche i miei rami, sempre mettendo la colla nelle varie parti, con un po' di pazienza perché ci sono parti strette. Piano piano andrò ad applicare i miei rami come più preferisco, che poi andrò a rivestire con delle foglie. Andrò a bloccare il ramo nell'albero in mezzo, in questo modo. Vedete? È semplice, non è complicato, ci vuole solo pazienza, ma voi sapete che è una caratteristica delle mie creazioni. Non faccio cose difficili, ma un po' di pazienza si vuole sempre. Andrò a far aderire il mio albero in questo modo. Piano piano andrò a fare tutti i rami. Farò prima quelli più grossi per poi partire con quelli più sottili. Farò un pezzetto alla volta per non rovinare il disegno, anche perché dovrò seguire quello che ho disegnato in questo modo. Vedete? È effettivamente un portascotex molto diverso di quelli che siamo abituati a vedere. Andrò a fare ora i rami un po' più grossi, cioè un po' più sottili, scusate, e andrò ad applicare la colla in tutte le parti, piano piano, senza fare troppe sbavature, mi raccomando, e andrò a posizionare i miei rami nel modo corretto. Vedete quello che intendo fare? Ok.
poi piano piano faremo un giro di lavatura e toglieremo tutto. Andrò a prendere gli altri rami che ancora non ho applicato e proseguirò con l'inserimento della colla. Ripeto, questo è il disegno che ho scelto io. Non vuol dire che dobbiate farlo anche voi. Magari potete fare qualcosa di più veloce e di più semplice. Ok. Vedete? È diverso, molto diverso da quello che siete abituati. Per creare l'albero non è difficile. Prendete un foglio di cartoncino. Partite disegnando il tronco dell'albero, che sarà semplice, partirete a cono, dopodiché farete prima a matita tutti quanti i ramoscelli per poi dare volume ad ogni singolo ramo e il risultato sarà quello che vedete che ho realizzato io. Perciò ora partirò ad attaccare il ramo in tutte le sue parti in modo da dare un po' di posizioni corrette. Controllerò dove non ho messo la colla. Quando fate queste applicazioni, per farle durare, mi raccomando, controllate di aver incollato ogni parte. E da questo lato, ovviamente, ci sarà lo scorrimento del scotex. Ma se io vorrò metterlo in un punto anche in evidenza, non darà fastidio perché sarà un quadro tridimensionale, diciamo così, che apparirà in ogni suo angolo. E abbiamo a questo punto applicato l'albero. Qui possiamo scegliere se applicare ancora un po' di paesaggio e metterci altre cose. Ed è semplice per realizzare. Prendiamo la misura di quanto ce ne serve. È semplice, ci basterà fare un taglio dritto. Lo faccio vedere. Vedere quanto ce ne serve, fino a qua, e a questo punto realizzare delle piccole dune che poi andremo a decorare come più preferiamo. Ecco qui, vedete? È semplicissimo. Da uno scarabocchio si possono realizzare cose veramente molto particolari. Guardate, ecco qua, metterò la colla anche in questo punto. E realizzerò l'ultima parte del mio paesaggio in questo modo, facendolo combaciare come al solito, vedete? Poi ho realizzato parecchie cose. Vediamo se ce n'ho un'altra. Ecco qui, adesso qui andrò ad applicare tre gabbiani che se ne vanno, perciò è molto semplice, mi basterà fare questo, applicarla nel punto in cui preferisco, qua, vedete, semplicissimo. Faccio anche l'ultima. E qui magari posso metterci altro, vediamo che incollo meglio questa parte finale.
posso metterci un cespuglio, posso fare quello che voglio. Comunque, girando apparirà questo. Vedete? Posso farci, magari, come vi dicevo, un cespuglio. Dov'è? Eccolo, mi è scappato un cespuglietto. Ho anche un piccolo alberello che sarà semplice da realizzare anche senza disegnare. Basterà fare così. Vedete tante nuvolette? Tante nuvolette? E applicarlo sulla base. Vedete un albero in fondo. Magari se volete fare qua e là qualche buco per realizzare i rami, vi basterà fare questo. Allora, io ho disegnato un classico alberello. Ora vado a tagliare giusto per segnare i rami, qualche tagliettino qua e là, giusto per fare in modo che sembrino dei rami. Vedete? Di varie forme, molto diverse. Vedete? E adesso posso applicarlo nella base. In questo modo andrò a mettere nuovamente la colla. E lo farò partire da un punto preciso. Eccolo qua. Ora, con tanta pazienza, metterò le foglie, ma non userò la colla a caldo. Per mettere le foglie, se io usassi la colla a caldo, ci metterei una vita. Allora farò così. Io ho tagliato foglie e fiorellini. Tante foglie e tanti fiorellini. Come si fa a tagliare una foglia? È semplicissimo. Basta utilizzare una forbice di quelle per le unghie arrotondate e fare un lato e poi l'altro, un lato e poi l'altro. Il risultato sarà sempre questo. Userò la colla dei bambini, oppure usate colla vinilica, o ancora potete usare un po' di tutto, insomma, ecco, farò così perché non ho bisogno di una colla che si asciughi subito, ma ho bisogno di una colla che abbia un po' di tempo per asciugarsi, altrimenti non riuscirei a fare quello che vi sto proponendo ora. Come vedete la sto spalmando un po' dappertutto. Per quale ragione? La vinavilla è meglio, ve lo dico. Perché andrò a fare una cosa un po' furbetta. Prenderò le mie foglie e i miei fiorellini e li spargerò al di sopra dell'albero, in modo che si attacchino in modo disordinato. Io volevo la vinavilla, ma mi è sparita. Vedete, poi vado ad applicare le foglie, ma incolla poco. Non incolla nulla. Aspettate che sono testarda. Potete farlo anche con la colla a caldo, volendo, eh? Qualche fiorellino sparso qua e là. Foglioline. Niente. Mi serve la vinavilla, non ce l'ho. Ce l'avevo, ma non trovo più la mia colla. Farò un altro sistema, non cambia nulla. Ok? Dovrò per forza di cose utilizzare la colla a caldo, però farò così. Farò una striscia di colla a caldo. E ci butterò allo stesso modo di sopra le foglie in modo disordinato. Toglierò ovviamente quello che non serve. Farò una strisciolina in più.
nel quale andrò ad attaccare comunque le mie foglioline. Qui ho fatto una stupidaggine, ma lo sapete che ne faccio. Non mi piace molto l'idea, ma niente, dovrò fare per forza delle strisce di colla e applicare una alla volta le foglie. Ma se avete la Vinavil, fate come vi stavo spiegando prima, ovvero mettete uno strato di Vinavil al di sopra del vostro albero e buttateci sopra le foglie. A me è andata male, non ho trovato la mia colla, ero convinta di avercela, ma non è così. Metterete una foglia sull'altra, non preoccupatevi, perché sarà comunque un effetto dell'albero. Fate così. Fate un primo strato di foglie e poi ce le metterete sopra le altre. Non ha importanza in quale ordine. Che comunque andranno a sormontarsi l'una con l'altra. Non ci crederete, non ha incollato nulla sull'albero, ma mi sta incollando le dita. Premete bene. Fate attaccare, mettetele nei bordi intanto, eh? Intanto incominciate con i bordi e poi metterete anche nel centro. Scatole, volevo fare un'altra cosa, ma non ce l'ho fatta. Comunque sia, facciamo lo stesso. Mettetele il più disordinate possibile le foglie. Non date un ordine troppo. Non attacca proprio niente questa colla. Che vergogna. Il problema è che utilizzando la colla a caldo sbava tantissimo. Dai, ecco, riesco a farvi vedere quel che intendevo. È effettivamente un quadro in 3D. Queste sono le foglie che ho applicato del sopra, certo dovrò pulirlo perché ero convinta di avere la Vinavil, ma mi sono sbagliata. Voi se ce l'avete utilizzate quella, non utilizzatela con la colla a caldo perché comunque sporca. Come vedete il quadro sta prendendo forma. Facciamo da qua, mi giro giro. E sta prendendo effettivamente forma, perciò passate a decorarlo come preferite voi. Come vi dicevo, potete fare delle ombre come ho fatto io, utilizzando la semplice clepra nera e tagliando i disegni preferiti, oppure potete utilizzare anche direttamente rose 3D, fiori, margherite, quello che preferite voi. A voi la scelta. Ecco qui. I fiori sono attaccati all'albero, poi abbiamo l'alberello piccolo, ma per me non è finito così. Andrò ad aggiungere qualche particolare, questa volta senza utilizzare la crepa, ma utilizzando un pennarello indelebile. Come vedete nei punti in cui non ci sono rami, io andrò semplicemente a disegnarli. Saranno in profondità. Perciò non si vedranno tanto e farò le fogliettine piccole.
Sentite? Nei punti in cui non ho fatto rami, io andrò a realizzare qualche particolare in più, facendo anche in questo caso le pannoline, ma diciamo che da un punto di vista di panoramica saranno un po' indietro in confronto a quelli che ci sono davanti in vista. Perciò avranno un'immagine meno marcata, ecco. Ecco qua. È semplice la cosa. Si possono disegnare prima i rami e poi le foglie o viceversa. Vedete? In questo modo andrò a riempire tutte le parti del mio albero. Mi basterà arrivare fino al bordo dell'albero e farlo partire in un punto qualunque, dando così più volume all'albero stesso, perché ci sono altri rami più giovani e rami più vecchi. Stessa cosa vale per le rondini. Io qui ne ho fatte tre in evidenza, ma ne disegnerò qualcuna in lontananza, ovviamente sempre più piccola. Vedete? Qui nei punti in cui ho fatto il paesaggio andrò a fare qualche rametto, sempre utilizzando il pennarello indelebile, o meglio qualche ciuffetto d'erba. Andrò alla base, cercherò di non lasciare punti gialli ovviamente, ma farò in modo che partino direttamente dalla base. Un po' qua. Vedete, è facile. Entro all'interno del nero utilizzando il mio pennarello indelebile ed ho così un effetto di lontananza. Stessa cosa farò nelle altre parti, magari visto che siamo vicino a un albero che faremo un po' più in alto. Ecco qui. Poi, volendo, se ne sono capace, posso anche disegnare dei fiori. Vedete? Faremo giusto giusto dei ramoscelli, dei ciuffetti d'erba vicino alla coppia. E vado a farli anche nel punto d'incrocio, in questo modo. Poi, volendo, potrei disegnarci dei fiorellini, potrei disegnare quello che preferisco, perché l'opera è comunque la mia. Vedete? Questo è il porta Scottex. È quasi finito, mi mancano due particolari che ancora non ho deciso come realizzare. Se riesco a trovare un foglio azzurro, farò dell'azzurro al di sopra e del giallo nel basso. Ed ecco qua, sono stata fortunatissima, ho trovato esattamente i colori di cui avevo bisogno. Come fare? Come abbiamo fatto sempre per realizzare le scatole. La mettiamo al rovescio, la appoggiamo al di sopra e prendiamo, utilizzando un voltore, la forma precisa della nostra scatola. Ecco qua, appoggio la scatola, cerco di occupare il meno spazio possibile e la farò leggermente più larga. Perciò prenderò la misura leggermente più larga, come vedete. E stessa cosa nell'ultimo lato. Andrò a tagliare, così terminerò la mia scatola. Semplice, il segno ce l'ho più che evidente.
Cerco di andare dritta. L'avete mai visto un portascotex così? No, non credo. Spero comunque che vi piaccia. Ok, fatto questo, vado a prendere la mia scatola e vado semplicemente utilizzando la colla a partire ad incollare dalla base del mio azzurro. In questo modo. Vedete? Parto dalla base. Metto bene. Lo inserisco all'interno, lo vedete? Parto con la mia colla, metto la colla in questo punto, proprio nella base dove ho messo la trepla precedente, faccio questo, inserisco la prima parte, ovviamente, in questo modo. La faccio aderire bene. E ovviamente avanzo con la mia colla. Aspettate che c'è un bordino che non dovrebbe esserci. Eccolo qua. L'ho tolto. Eccolo. Perfetto. Ora invece posso proseguire sul serio con la mia colla, in questo modo, avanzando pezzo per pezzo, come abbiamo fatto in precedenza, e incollandola in modo da farla perfettamente aderire. Perché questa parte ovviamente verrà chiusa. Così. Niente, c'è quell'angolino che non se ne vuole andare, scusate. Oh, ce l'ho fatta sul serio stavolta. Ok, metto la colla in questo modo. Facendo più strati con il cartone di sotto, farò anche più rigida la mia, diciamo, la mia base superiore, che è quella che mi serve per chiudere la scatola. Vedete? Sto incollando precisamente come. Pezzo per pezzo, senza toccare ovviamente i bordi sottostanti, altrimenti si incollerà e la scatola non chiuderà più bene. Vedete? Sto incollando piano piano, sto incollando la mia parte. Ok, ancora un pezzetto. Sto incollando strato per strato, in questo modo, vedete? Un pezzo alla volta. In questo modo sto anche raddrizzando la mia scatola che prima era leggermente storta. Ora vado a mettere anche nell'ultima parte, nella chiusura, metterò uno strato, perché essendo leggermente più grossa andrà ad incastrarsi meglio. Metto qua, la faccio piegare ovviamente in questo modo. Taglierò via gli angoli. Piegherò gli angoli e chiuderò la mia scatola. Ovviamente ne ci vorrà un po' per abituarsi perché partiamo da una base in cartone e vedete? Stessa cosa andremo a fare al di sotto con il giallo. Perciò anche questa volta prenderemo il giallo, appoggeremo al di sopra la scatola, la taglieremo leggermente più larga. Vedete? Posiziono, cerco un angolo dove non buttare via troppo materiale, lascio leggermente più largo. Prendo il bulto che avevo prima, se riesco a trovarlo. Eccolo! E vado leggermente più larga. Ta-da! Anche in questo caso è semplice, taglierò in un quadrato. Dopo, ovviamente, se avete sbavature, ok, come al solito, andate a ripulire. Cioè, non è niente di complicato. È che vi ripeto, per fare quel lavoro che vi ho fatto vedere prima, se dovete applicare foglie, utilizzate la Vinavil, perché le altre colle sporcano.
La vinavil invece ha la qualità, una volta asciugata, di essere trasparente. E volevo approfittare di questo, è che effettivamente ero convinta di avercela e mi sono dimenticata di prepararla prima. Succede quando si hanno tante cose per la testa. Allo stesso modo in cui abbiamo fatto il precedente, faremo questa. Andremo ad inserirla al di sopra la nostra scatola e poi aspettate. E poi utilizzando qualcosa di appuntito tipo il bulto la premeremo all'interno, perché ve lo faccio vedere subito. Andremo innanzitutto ad attaccare le parti, i lati e la parte iniziale. Perciò prenderemo la nostra crepla, la appoggeremo al di sopra, prenderemo un bultone appuntito o qualcosa che ci viene comodo e la premeremo all'interno di quello che abbiamo attaccato in precedenza. Vedete? Lo sto inserendo all'interno. Una volta inserito all'interno, metteremo la colla e fisseremo. Metteremo la colla nei punti che non hanno aderito in precedenza e andremo a chiudere anche questa parte. Ora passeremo all'altro lato, avanzando piano piano, e devo mettere la colla. Ecco qua, avanzeremo piano piano, portando avanti la crepla e la inseriremo anche in questo caso all'interno di quello che abbiamo incollato in precedenza. Quello che non entrerà lo taglieremo. Quello che sarà in più, come vi dicevo, lo andremo a togliere direttamente in questo modo. Aspettate che non vedo. Mi giro, se no si rovescia. Ecco qua. Così forma la scatola. Continueremo a fare lo stesso lavoro, proseguendo esattamente come abbiamo fatto finora, inserendo la colla parte per parte, in questo modo, inserendola nei punti che abbiamo attaccato in precedenza. Utilizzeremo anche in questo caso il bulton, se non ce la fate con le dita. Ecco qua, volendo possiamo anche premere, non ci ho pensato prima. E utilizzare il calore per poi tagliare via l'esupero. Scusate, non ne ho messo abbastanza. Ora sì, e adesso vado ad attaccare l'ultimo angolo. Ecco qua. Vado a tagliare l'esubero. Trovato un altro angolo non incollato, visto? Vado subito a provvedere inserendo all'interno di quello che ho attaccato in precedenza, pigiando un po' in modo che diventi un unico pezzo e andrò ancora una volta a tagliare l'esubero. Ultimo
tipo. Qui controllate sempre, mi raccomando, in tutte le parti se avete fatto il lavoro finito prima di dire l'ora. Ed ecco qua, base per altezza. E poi naturalmente dovete togliere tutta la colla se avete avuto la sfortuna di ritrovarvi senza vinavil e avete dovuto incollare con la colla a caldo, perché sbava, mentre la vinavil non lo fa. Ci vuole più pazienza indubbiamente, ma il risultato è sicuramente più pulito. E questo è la mia scatola porta Scotex, che ora metteremo subito in uso. Aprirò tutte le sue parti, sarà comunque rivestita di alluminio, insieme in un senso o nell'altro, come preferite. Una volta inserito, estrarrò il mio foglio di Scotex, prima pulirò dalla colla, però mi raccomando, andrò a chiudere la mia scatola. E deve, come vi dicevo prima, abituarsi, perché non era la sua forma, lei prima era dritta. E andrò ad utilizzare il mio porta Scotex quando ne ho bisogno, e invece quando lo metterò in vista lo metterò così, perché sarà comunque un quadro diverso da poter vedere sia sopra la tavola che sopra un mobile. Dimenticavo, inseriteci questo, e adesso vi faccio vedere perché. Perché una volta chiuso correttamente e posizionato, noi volendo lo possiamo utilizzare anche come porta fazzoletti. Funzionerà comunque, perché grazie a quel cerchio che abbiamo aggiunto abbiamo fatto il blocco. Perciò sia in verticale che in orizzontale. Io ho fatto il disegno in verticale, ma voi potete farlo anche in orizzontale. Ed eccomi qua. Innanzitutto scusatemi per la colla vinavil, ma giuro che ero convinta di avercela portata di mano. Forse l'ho vista qualche giorno fa prima che finisse, ma non ha importanza. Voi potete comunque utilizzare il sistema che più vi è consono. Potete utilizzare il tipo di colla che usate abitualmente, senza problemi. Io ho proposto la vinavil perché, come vi dicevo, ci vuole un po' di pazienza perché si asciughi, ma una volta asciutta è completamente trasparente, mentre la colla a caldo ha la tendenza a sbavare un po' ed è un po' sporca un po' di più. Ecco qua, ho sistemato, visto? Allora, io potrò estrarre la mia il mio Scotex, adesso è un po' arricciato perché l'ho buttato dentro, come preferisco, sia in verticale che in orizzontale. Effettivamente abbiamo una scatola igienica, perché è completamente sigillata dall'alluminio che usiamo abitualmente in cucina per gli alimenti, figuriamoci se non può andare bene per sigillare il nostro Scotex. Ed ecco qua, non c'entreranno moschini, non c'entreranno zanzare, non c'entrerà nulla che non vogliamo, perché comunque il nostro Scotex sarà in una scatola. Come vi ho detto prima, una scatola artistica porta Scotex, che a me, a parte le sbavature della colla, piace moltissimo. Spero piaccia anche a voi. E se così è, mi dispiace per gli imprevisti, ma già sapete che se li ho, l'importante è trovare insieme la soluzione. Perciò, se vi è piaciuto il video e vi è piaciuta l'idea, lasciatemi tanti commenti e tantissimi like. Continuate ad iscrivervi e soprattutto fatemi conoscere il più possibile da amici, parenti, conoscenti e così via. Magari se vi capitano discorsi creativi, sono qui. Basta farmi un po' di pubblicità. E vi ricordo che il mese prossimo è il mio compleanno. Portatemi su il più possibile con le iscrizioni e, perché no, anche con le visualizzazioni, se vi piacciono le mie idee. A me sì, moltissimo. Grazie a tutti. Ciao.